Signori, i capelli non sono ancora ricresciuti. Chi viene in live su Twitch mi vede nelle mie vere condizioni e io però su YouTube terrò il capello fino ancora un paio di settimane che ricrescono almeno un pochino i capelli. Ah ah, Poli il nuovo Johnny Sins. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Amici miei, oggi è tempo di Jurassic Park, cazzo. Amici miei, siamo tornati oggi qui su YouTube con un gioco di Hearthstone, con un mazzo di Hearthstone, anche perché è quello stream, cioè quello gioco io, quindi che cazzo, non è che posso portare i pony, porca puttana. Ovviamente siamo qui ragazzi con un altro mazzo di Hearthstone, un mazzo che mi avete consigliato sempre voi. Ne approfitto per dire che in descrizione, anzi nei commenti, potete lasciare delle liste o delle idee che poi io vedo cosa vi piace giocare, io lo gioco su Twitch e poi lo ricarico su YouTube. Con un video diverso, sempre un po' altezzoso e diverso per creare del contenuto figo anche qui su YouTube. Oggi ragazzi andremo a vedere un OTK Hunter basato su King Crush che entra dalla mano come un dinosauro incazzoso che ti spacca il culo grosso come un deretano. E la cosa più importante, allora, tu lo sai cosa sto per chiedere, vero? Lo sa, aspetta. Antartico, l'ha detto lui. 5 punti a Grifondoro. Raga, un bel like tattico, sapete che supporta tanto il canale. Ogni video sta raggiungendo i 1000 e più like, quindi stiamo sempre lì, raga, ripeto, non ne voglio 100.000, ma bastano quelli. Io sono contento nel mio piccolo giardino dove coltivo un ortaggio, la patata. Perché se no uno fa sfonare male. Poi col cappello così sembra veramente uno spacciatore. Andiamo a vedere il primo game. Ma ovviamente, ragazzi miei. Andiamo! Allora, signori miei, le regole di YouTube non si toccano. Piccolo zoom sulla mia faccia per rendere il tutto casereccio. E ovviamente ci puliamo gli occhiali perché, come sempre, sono sporchi di M. Non si dicono le parolacce, anche se nella intro ne ho dette tante. Allora, signori, è un quest hunter. Ma prima di parlare del mazzo, di come funziona della combo, anche se la vedremo proprio in questa partita, voglio dirvi due cose al volo, ragazzi. Come sempre, io vi ricordo che venerdì, quindi domani, ci sarà il Super Mega Hearthstone Quiz sul mio canale Twitch. Lo trovate qua sotto in descrizione, ragazzi. Saranno 2 ore di quiz, di round, di domande, di idee, di enigmi, indovinelli, tutti a tema Hearthstone. Se siete interessati a vedere come funziona, ovviamente è tutto gratis. Twitch, vi ricordo, è una piattaforma gratuita. Non dovete essere sub, non dovete mettere Amazon Prime, nulla, raga. Potete anche non avere un account di Twitch, state lì e guardate e provate a rispondere alle domande per voi come se fosse un quiz proprio da casa, un po' come un quiz. Tipo il chi vuole essere milionario. Ricordo inoltre, ragazzi, che chi volesse può seguirmi su Instagram. Ma che cazzo, metti like, cazzo me ne frega a me di Instagram. Lasciamo stare. Allora, signori, il mazzo in questione che cos'è? Il mazzo in questione, come vedete, sono ancora Diamond 5. In realtà, come ben sapete dal video dell'altro giorno, io in realtà sono Legend. Sono Legend perché ho fatto Legend con il Totem Shaman. Trovate il video sempre qui su YouTube. Ma ho deciso, mentre stavo per decidere di giocare il Totem Shaman, mi sono imbattuto in questa lista. Lista, ragazzi, veramente forte, peraltro, perché onestamente, se non ricordo male, ho fatto qualcosa tipo 5-2. 5-2 sono arrivato da rank 5 a rank 4, rank 3 addirittura, non mi ricordo. Fate voi i conti perché io con la matematica faccio un po' cagare. E alla fine mi ha dato, cioè mi è piaciuto parecchio, onestamente, no? Il mazzo è un quest. Come vedete dalla lista di là, che trovate anche in descrizione, è un quest hunter abbastanza regolare, che però presenta un paio di cambiamenti per far workare la combo TK. La combo TK, ragazzi, funziona grazie al nuovo minion chiamato Domabestia Leorox, che quando entra con 8 mana ti gioca 3 bestie che tu hai in mano. Quindi se in mano tu in quel momento hai un King Crush, lui ti giocherà un altro, tutti i King Crush che c'hai praticamente, te ne gioca 3, no? E l'obiettivo ovviamente è quello di duplicare i King Crush. Per fare questa cosa c'è una carta chiamata Ramkaen Wild Tamer, che è una 3 mana che troverete là, e che, eccola qui, questa che duplica una bestia nella tua mano. Quindi quando tu la giochi, King Crush raddoppia, no? Raddoppia le sue uguali. La cosa bella di King Crush è che raddoppia anche le statistiche, cioè se io l'ho pescato con la spella 2, inganno del razziatore, che dice pesca una bestia e dalle più 3 più 3, io ho un King Crush 11-11, duplicandolo con la domatrice diventa cioè sono due King Crush totale 22-22. Quindi si fa OTK molto molto facilmente con questo mazzo. Perché mi dirai c'è la quest? La quest serve come consistenza. Io ragazzi ve lo dico proprio terra terra, il mazzo si chiama OTK Hunter, ma io lo chiamerei tranquillamente Quest Hunter. Perché io ne ho fatte altre con questo mazzo ieri di partite a Legend, niente di che, per carità, però le ho vinte tutte per la quest, cioè l'OTK è una win more, cioè serve proprio in quei casi, tipo queste partite dove gli avversari sono molto lenti e puoi permetterti di fare questa combo, ok?
Vedete, nel frattempo siamo già arrivati a 2 King Crush. Quindi l'obiettivo è sempre quello di arrivare fino a lì, poi vedere quale sarà la tua win condition. Di solito contro i mazzi aggro tipo Rogue, Demon Hunter, lo è semplicemente perché rimuoviamo, usiamo l'hero power della quest potenziato che dà più 2 d'attacco ai minion e uccidiamo l'avversario. In altri casi invece è appunto King Crush che entra e fa 800.000 milioni di danni. Ci manca ancora, ragazzi, nel frattempo che vi ho commentato e spiegato il mazzo, ci manca un'ultima domatrice Ramkaen, perché nel momento in cui la troviamo, e vado a giocare Jixor ovviamente, abbiamo il terzo King Crush. Quindi terzo King Crush, se la matematica non è un'opinione, 8 più 8 più 8 fa 24, e quindi abbiamo 24 danni sul faccino del Priest. La cosa bella è che nel frattempo la quest sta anche salendo, no? La quest siamo già tipo a 10-11, non ho visto a quanto siamo. Essendo già appunto a 10-11, poi nel momento in cui fai Doma Bestie e l'Eurox, che costa 8, tu puoi fare anche l'Hero Power, che ti costa un totale di 10, che ti costa 10 in totale, e quindi i 3 King Crush che arrivano sono 10 d'attacco l'uno. Sono 10-10-10. Qua mi vado a giocare il buon Jixor primordiale, veramente molto molto forte, pescato con la spella 3, peraltro lo è ancora di più dato che sono 4-7-7 a costo 8. Questa giocata non l'ho fatta solo perché volevo tradare il suo minion supremo, ma anche perché ovviamente, qua ovviamente la rimozione era palese, anche perché ragazzi io non devo avere altre bestie in mano. Nel momento in cui pesco la Doma Bestie Ramkaen, lei dice che copia una bestia nella mia mano, quindi è il 50-50 che mi copi quell'altro lì, come si chiama, Jixor, e non deve succedere, tu devi avere la certezza che duplichi esattamente King Crush. Questo è un game dove io avevo già annusato già all'inizio, soprattutto essendo anche un priest, che lui sarebbe uno TK, cioè lui era un mazzo lento, no? Priest di solito non sono mai mazzi veloci, quindi contro quei deck diciamo che di per sé sai che fondamentalmente andrai in late, cioè turno 10 ci arrivi, quindi costruire la combo in queste partite ha senso. Progredire la quest e diventare aggressivo con la quest invece è sbagliato. Questa è la doppia win condition che riesce a conterare i control, i mazzi lenti e anche i mazzi veloci. Raga, non è un mazzo perfetto ovviamente, non vi sto dicendo craftatelo, è un mazzo della vecchia espansione adattato con questa combo. Quasi è meme, però il Quest Hunter, ragazzi, è una cosa che esiste e secondo me è abbastanza forte. Secondo me, se volete divertirvi e implementare questa win condition a questo mazzo, provatelo, è in descrizione, come sempre. Ovviamente, attenzione a come spendete le dust, anche se, ripeto, è un mazzo che è valido anche senza la versione OTK. Se voi non craftate Doma Bestie e King Crush, potete sostituire le carte con altri spawn di token, vi siete fatti un Quest Hunter e siete belli che contenti. Signori, nel frattempo io appunto vi faccio vedere quella che è la win condition. Vado a giocare il signor Doma Bestie e l'Eurox, che appunto mi fa cagare, come potete notare, un triplice dinosauro, triplo King Crush su ogni cosa. King Crush, King Crush, King Crush into coin, presa dall'avventuriero per fare l'hero power della quest. 30 danni totali e il signor Di Genghis muore sotto atroci sofferenze, anche in overkill. Questa è la combo TK, ci tenevo a farvela vedere. Adesso andiamo a vedere dei game anche dove la combo magari non è proprio del tutto necessaria. Allora, signori miei, un secondo solo che mando la foto della lista al mio grafico, il mitico Phil the Falcon, che sicuramente sapete perché è colui che fa le miniature di questi canali YouTube. Anzi, ne approfitto, se vi piacciono le miniature, se vi piace il contenuto, se vi piace che Poli dedica ancora più tempo per voi amici di YouTube, che magari non vi piace vedere un game dove io parlo con la chat eccetera, ragazzi, un bel like, lo sapete, il like è la cosa, un'iscrizione al canale e il like, quello è il massimo che può fare un utente su YouTube. Like, iscrizione, se vuoi arrivare oltre la tua vita fai una condivisione, ma quella io non la chiedo mai, perché condividete solo ciò che vi piace, non perché vi viene chiesto dagli YouTuber. Se volete lasciare un like però mettetelo, perché quello ve lo sto chiedendo io. Attenzione, massima coerenza in quel discorso. Aspetta un attimo perché Phil, sto registrando, dammi 5 minuti e ti rispondo. Dicevo, così almeno non mi rompo il cazzo, questa volta Lock al momento è una delle liste più performanti, il Galakrond è abbastanza carino, anzi fatemi sapere anche nei commenti se volete il Galakrond Lock, personalmente a me non piace. Se volete vedere il Galakrond Lock che sta girando, io ve lo porto, signori.
Ripeto, se mi fate fare altri mazzi più divertenti, altro, sono più contento io. Sapete che cerco di differenziarmi un po', di giocare mazzi un po' particolari, non portarvi la solita roba Control Warrior, Control Mage, Highlander Mage. Quelle cose lì già le conoscete, io voglio differenziarmi un po' e portare cose differenti. Lui appunto ci dà prova di essere praticamente l'Highlander e la versione, scusate, Galakrond. Noi chiaramente in questo matchup possiamo tranquillamente vincere grazie alla nostra quest, quindi diciamo che King Crush in questa partita non è una cosa fondamentale, potrebbe diventarlo. Qualora l'avversario fosse basso di vita, ovviamente King Crush potrebbe essere la nostra Pyroblast, potrebbe essere la nostra finisher per portare il nostro avversario a lì, per portare insomma in Lethal e uccidere il nostro avversario. La nostra mano non è purtroppo molto bella, ci mancano le Questing Explorer e i Tracking, che sono le carte più forti, ragazzi. Mulligate sempre se giocate sto mazzo per la Questing Explorer, 2 mana 2-3 che fa pescare, una carta se controlli una quest, perché è veramente molto 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 forte, ragazzi, veramente molto molto forte. Turno dell'avversario è stato semplicemente un invoke. Noi abbiamo la lancia dell'oasi, come si chiama, dei dinosauri articuati, che dice che quando attacchiamo evochiamo una 1 rush, quindi questa board la puliamo molto facilmente. Bisogna ragionare effettivamente se voglio usare il grifone della palude, il grifone in picchiata. Il grifone in picchiata è molto molto forte nel momento in cui abbiamo anche mescolato, come si chiama, Jigsaw nel mazzo, perché Jigsaw supremo sappiamo essere un minion che ha assalto, quindi il grifone potrebbe farci pescare il buon Jigsaw Supremo. Quindi l'obiettivo sarebbe anche quello di dire: ok, magari Jigsaw Supremo in questa partita ce ne facciamo qualcosa. Quindi non gioco il grifone adesso per pescare magari il cinghiale, visto che è l'unica altra carta con assalto nel deck, ma al prossimo turno magari mi faccio uccidere Jigsaw e mi rischio il 50-50 per provare a pescarlo, visto che è una cosa molto 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 forte. Lui chiaramente, ragazzi, è un mazzo che gioca molto in risposta dell'avversario, quindi se noi non mettiamo troppe pezzi in board, troppe cose, lui è un mazzo che tendenzialmente si countera da solo, cioè non userà mai le rimozioni AOE o anche piccole o grandi che siano per un Murloc o per pochi pezzi, che siano due o che siano tre, perché ovviamente lui li vuole massimizzare i suoi AOE. Quindi giocare attorno a questa cosa, che siate questa Hunter o che siate qualsiasi mazzo in generale contro Lock, vi do questo consiglio: giocate meno roba possibile, così lui dovrà sprecare i suoi AOE per della roba. Se non sbaglio, qui lui giocherà il soffio del Fatu per uccidermi uno a 1-1. Cioè, voi capite che è sprecata sta cosa, no? Sì, a lui sembra la giocata giusta, ma è palesemente sprecata. Il grifone in picchiata non mi pesca nulla, perché ho pescato purtroppo anche l'altro minion con assalto. Questo è un bene e un male, perché se da una parte no, una carta morta, nel momento in cui muore Jigsaw Supremo, il grifone in picchiata mi pescherà esattamente Jigsaw Supremo. Grifone in picchiata, carta veramente veramente forte, ragazzi. Adesso nel corso dell'anno credo che la vedremo veramente veramente un botto. Signor Power può farmi la più gerellina di fuoco, più accompagnarla da un'ala fatua, che sappiamo essere il minion che quando entra fa 3 danni a tutti, quindi la mia board sparisce, ma in realtà non per molto, perché come ben sappiamo, ripeto, adesso ripartiamo molto facilmente di grifone in picchiata che mi preleva Jigsaw dal deck. Prelievo tattico di Jigsaw. Non ho bisogno del generale Scrag questo turno, perché tanto il 5-5 muore dal grifone, quindi io preferisco pescare. E purtroppo una pescata veramente bruttissima, cioè non posso fare più l'OTK, visto che le due domatrici Ramaken sono insieme. Ne pesco una perché il mio obiettivo è quello di duplicare Jigsaw, cioè avere un Jigsaw duplicato che quando entra, appunto, cioè avere due Jigsaw e poterle giocare e rigiocare è un'ottima rimozione contro appunto il suo deck. L'obiettivo ovviamente di questa partita, ripeto, è quello di portarci a casa la nostra quest. Ormai ci siamo, a quanto siamo? A 10? Penso che saremo più o meno a 10, una roba del genere. Quindi ci basterebbe uno sciame di locuste, la piaga d'Egitto lì, eccetera eccetera, per chiuderla e poi farla la quest. E da quel momento in poi qualsiasi cosa noi andiamo a giocare è potenzialmente Lethal. Cioè vi capiterà spesso, ragazzi, di fare Unleash the Hound into Lethal sulla board dell'avversario, una cosa che succede piuttosto frequentemente. Qui io stavo ragionando se giocarmi Jigsaw. Siamo a 9 comunque quella quest. Jigsaw mi piaceva molto l'idea di duplicarlo. È che qui Jigsaw è veramente forte, perché
Primo perché lui non ha pescato. Secondo perché ha 4 di salute, quindi non può uccidermelo con la fatua. Terzo perché effettivamente non avendo board lui deve giocarsi un pezzo e poi fare piaga delle fiamme, se vuole tradare tutto. E se fa una cosa del genere ovviamente perde il turno e io posso già ripartire di nuovo e di nuovo. La cosa di bella di questo mazzo è che ha molta benzina da poter continuare a spingere turno dopo turno. Jigsaw è ovviamente una cosa che fa veramente tanto, cioè da solo sono 4 pezzi, 4 livelli per la quest, più 4 presenze in board, cioè ovviamente una roba del genere non è forte solo perché quando entra rimuove, ma perché poi deve essere rimosso dall'avversario, che cazzo, sennò questa qua è l'Italia il turno dopo, no? Ovviamente. Artigiano Mogar, che fa prendere il doppio di danni dai minion, gioca il soffio fatuo che permette quindi di ucciderlo e guadagnare il doppio delle vite al lock, quindi lui si cura non di 4 ma di 8, lui si è già curato di un po', si è già curato di 4 più questi 8, quindi si è curato di un bel po' questo game, non ha fatto invocazioni, a noi sta cosa fa ovviamente solo che piacere, noi abbiamo anche Varanus qualora dovesse giocare lo scudo di Galakrond comunque. Peschiamo lo sciame di locuste che è appunto una delle migliori carte che potessimo pescare, probabilmente insieme a, potevamo pescare insieme a King Crush credo e alla Questing Explorer credo che sia letteralmente tra le migliori perché ci finirà la quest molto molto rapidamente. Mi servirebbe pescare, cosa che ancora non ho fatto solo grazie tramite a tracking e ai grifoni, però non ho pescato le carte che vorrei per chiudere il game, ripeto, King Crush, pesca, metti pezzi, metti board aggressiva. Questo turno decido di andare in all-in, tanto so già per certo che il mio avversario avrà una rimozione, no? Ovviamente rimuoviamo l'artigiano, andiamo faccia e faccia, l'avversario farà una rimozione, che sarà, penso, la Zephyr's Coin, Twisting Nether, oppure Zephyr's Flamestrike, oppure pezzi into Plague of Death, insomma, Plague of Flames, insomma, qua la mia board sparisce, mettetevela via, quando c'è così tanta roba e Lock non ha fatto niente per così tanti turni, la vostra board in un modo o nell'altro se ne va, bisogna solo capire in quale modo. Il modo che ha trovato l'avversario è una seconda ala fatua con la seconda pioggia di fuoco, quindi la mia board sparisce, però lui è 9 punti vita. Signori, un top deck di King Crush sarebbe lethal, oppure un top deck della Spella 2 che mi fa pescare esattamente King Crush e lethal. Signori, inganno del razziatore, peschiamo King Crush, coin, King Crush, pyroblastata la sua faccia. Era l'unica bestia del mazzo ed erano due i modi per cui vincessi, King Crush e lui. Ovviamente ragazzi, ripeto, non c'erano problemi perché avevamo ancora molta benzina in mano da potergli fare danno e lui si era già curato tutte e due le volte. King Crush, MVP, pyroblast faccia al nostro lock. Andiamo a vedere l'ultimo game con questo mazzo. Ed è l'ultimo il game che voglio farvi vedere ed è contro un altro Hunter. Giustamente questo mazzo mi direte, vabbè ma contro agro, va bene raga, scusate il lag, ma mentre registravo queste partite, ne registravo lo schermo, stavo lavorando al quiz. Ne approfitto per ricordarvi ragazzi del quiz che si terrà domani alle ore 20 su Twitch, link in descrizione, con 3 streamer, concorrenti, domande, teoria, suoni, audio, pratica, artwork, molto molto bello. Abbiamo lavorato veramente per 30-40 ore per fare sto quiz, vi aspetto domani su Twitch. Se non venite siete degli stronzi, lo dico fuori dai denti, se non venite... stronzi, questa è la definizione di chi non viene in live domani sera. Signori, perché vi ho fatto vedere la partita di Hunter? Perché Hunter contro Hunter, a parte essere un anime piuttosto uno shonen, credo. Uno shonen o un anime? Ma non so neanche la differenza, io che cazzo sto, penso di fare l'intellettuale che non so un cazzo. Fondamentalmente ragazzi, perché Hunter di solito è appunto un archetipo aggressivo, no? Molti accuseranno questo deck dicendo, vabbè, è un mazzo che muore da aggro. In realtà no ragazzi, cioè... è assurdo, ma è un mazzo quest che con Drago se la gioca bene perché tutti i pezzi di quest che hai sono pezzi che sono proattivi in board, cioè quando entrano fanno qualcosa, che sia assalto, che sia charge, che sia una pescata, che sia un minion. Tu non fai mai turno che giochi un pezzo che non fa nulla, giocherai sempre qualcosa che farà qualcosa di conseguenza. E la cosa forte è proprio questa, che tu mettendo dei pezzi fai anche le cose e la tua quest nel frattempo procede. Lui ragazzi mi gioca il sasso a turno 2, il famosissimo sasso a turno 2. Io setto un secondo pezzo per evitare di prendermi 5 pizze in bocca. Ovviamente io il 66% sia mai che lo prenda, mi prendo 5 pizze in bocca. In realtà non è neanche sbagliato perché se il prossimo turno gioco il generale dei cieli Krag, che quando entra mi evoca un pappagallino arrogante, qua diciamo che ci va anche abbastanza bene. Qui attenzione ragazzi, perché sto per fare un misplay che verrà punito, perché io quando misplay io vengo sempre punito, i miei avversari no. Se io faccio un errore i miei avversari non ne fregano un cazzo, se io faccio l'errore, cioè lo fanno loro, va benissimo tutto, non importa.
Dicevo, qui ragazzi, io non ho giocato contro il nuovo segreto. Il nuovo segreto dice: quando un tuo minion viene attaccato, crea una copia 3-3. Io qua faccio misplay perché invece di attaccare il 2-1, mi dimentico dell'esistenza di quel segreto e gli regalo un 3-3 con scudo divino. Praticamente il mio errore di non giocare attorno a quella cosa mi costa risorse aggiuntive. Non mi costa il game, per carità, ma po avrebbe potuto costarmi il game qualora l'avversario riuscisse a stare dietro a questo tipo di giocata. Ovviamente traderemo il 5-2, penso di fare anche tracking ovviamente per vedere cosa c'ho qua dentro. Per fortuna, ripeto, il mazzo se la gioca bene con la board, troviamo lo sciame di locuste che è per me un gran sospiro di sollievo perché l'avversario non metterà mai così tante statistiche da non stare dietro a coin sciame di locuste. Quindi io per fortuna sì, prendo delle pizze aggiuntive gratis, ma perlomeno non faccio un misplay. La mia fortuna vuole che il mio misplay è stato punito. Ma lui non ha il secondo segreto nel mazzo, ce l'ha in mano. Vuol dire che l'altro segreto che evoca un 3-3 ce l'ha nella mano. A questo punto, ragazzi, io posso giocarmela con coin sciame di locuste. So che lui non ha messo segreti, quindi posso giocarmela anche a favore di Snake Trap. Trado tutto, tiriamo su la quest di molto. Siamo a 13 su 20. Bella, 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 tirata su veramente tanto. E passiamo la palla a lui. E in questo momento, ragazzi, siamo sempre più vicini a terminare la quest, perché 13 significa che generale me ne evoca 2, il grifone minimo me ne evoca 2 perché mi farà pescare un'altra carta con Rush, e l'avventuriero siamo già a un alto, siamo già a 5, raga, nel corso di 3 turni massimo la quest la portiamo a termine. Nel momento in cui portiamo a termine la quest contro Hunter, che di rimozioni non ne ha se non Unleash Explosive, che insomma non è che siano rimozioni veramente decenti, il turno dopo, ragazzi, qui abbiamo fatto questa cosa, di solito è sempre lethal. Andiamo a vedere, quindi noi cosa peschiamo? Peschiamo la lancia del deserto. Andiamo a giocare il nostro generale Krag, che qui è è una cazzo di è un fiore, ragazzi. 4 mana, ti mette 2 pezzi e tradi. Madonna, che bella cosa. Però non lo gioco. Non lo gioco perché voglio pescare. Non lo gioco perché voglio pescare, perché preferisco pensare di terminare la quest. Krag va bene in un secondo momento, quando ho bisogno anche di lasciare giù un pezzo con taunt. In questo momento era più giusto giocare questa cosa e giocarmi il minion con assalto. Se avessi pescato il secondo grifone, avrei giocato il secondo grifone. Ve lo dico, ragazzi, cioè non è che bisogna essere greedy o meno. Quel grifone tu vuoi pescare, vuoi metterlo in board, non te ne fotte un cazzo. Tu devi stare mana efficient, devi stare efficiente col mana, perché così il turno dopo riesci a continuare a mettere pressione in board. La quest, ragazzi, ormai è terminata, siamo sempre più vicini, e paradossalmente se lui facesse una board dove magari mette 3-4 pezzi, riusciremmo a tradarli tutti grazie a cioè riusciremo a vincere grazie ad Unleash the Hound. Lui si rivela per quel che è un cazzo di Highlander Hunter, ragazzi, cioè un Highlander Hunter che mi parte di sasso, segreto, droppa 2. Cazzo, un Highlander Hunter coi controcoglioni, mi viene da dire, no? Un Highlander Hunter veramente degno del suo nome. E qua un po' di difficoltà me la mette, perché quel Zephyrus ovviamente gli dà il drop a 5 più forte del mondo, che è il 7-8, e mo' mi tocca gestirlo quel 7-8. Una bella palla nel culo, onestamente, no? Un gran bel parto quel 7-8, perché mi costa risorse, mi costa board e mi costa carte dalla mano, e probabilmente mi costa anche dei danni se decido appunto di attaccarci con la faccia. Trado, trado, trado lui, non attacco il 7-2 perché sarebbe stupido, attacco Zephyrus perché vogliamo rimuovere tutto, rimuoviamo Zephyrus con la 1-1, alla quest siamo a tanto così dal completamento, siamo a 18, il prossimo turno è finita sempre. Ripeto, se lui dovesse fare un turno dove mette più pezzi, magari ne mette 4 o 5, io faccio Unleash the Hound con il nuovo Hero Power, signori, di solito è lethal, cioè capita spesso che sia lethal. L'avversario non gioca un cazzo, io top deck una carta a dir poco forte. Veramente, il signor Shuma è molto molto forte. Qui io in realtà non so perché penso di giocare all'avventuriero, ragazzi. Shuma è fortissimo, cioè Shuma è cazzo fortissimo. Diciamo che gioco l'avventuriero perché ho detto almeno mi prendo anche la coin e faccio Shuma, ok? Preferisco sacrificare un 1-1 che non giocarmi un 3-2, cioè è più forte un 3-2 che ovviamente un 1-1. Riempio la board di stronzetti, lui ha appena fatto Zephyrus, gli rimane solamente come rimozione Explosive Trap, che sembra non avere, a meno che non ce l'abbia in mano, Alexstrasza se magari gli dà qualcosa di strano, e a memoria basta, perché Unleash the Hound, un Highlander di solito non lo gioca.
Fortuna vuole ovviamente che io come sempre gioco contro l'Extraza a turno 9. Non so se anche a voi succede, ma io puntualmente arrivo all'Extraza a turno 9. Signori, questa l'Extraza, mi dispiace per lui, ma vi spoilero che non gli dà alcun tipo di salvataggio. Lui sa per certo che una volta che hai un Bloodlust a due mana è lethal ogni secondo della tua vita. Infatti sono 3 danni a tentacolino, anzi 3 danni per pezzo, quindi 6 per 3 18, più 3 21, 22 23, 24. E con il colpo del rottame, che è una spella 4 che può fare 3 danni faccia all'avversario, abbiamo lethal, hero power e GG well play. In un solo turno gli abbiamo fatto 26 danni. Questo è il potere della quest, quando appunto riesce a, ad andare avanti senza problemi, senza diciamo troppe contestazioni. Avevamo poca vita, ma comunque più che sufficiente per stravincere questo game. Ottimo mazzo che mi è piaciuto veramente tanto. Amici miei, che dire signori, avete visto questo quest OTK Hunter? Mazzo che mi ha sorpreso, visto che non mi aspettavo essere così carino e forte. Vi ricordo sempre ragazzi che la lista la trovate in descrizione. Se volete testatelo, ripeto, non credo che sia tra i top tier, ma sicuramente è molto divertente uccidere i vostri avversari con dei giganti dinosauri e dinosauri giganti che lo inchiappettano per bene. Io vi ringrazio ragazzi per aver supportato il video, per i like, i commenti, le condivisioni e tutto il supporto che state dando al canale YouTube ultimamente. Vi voglio molto molto bene, sono contento che apprezziate il contenuto che appunto mi costa molte ore di lavoro, spero che lo apprezziate tanto ragazzi miei. Vi auguro quindi una buona giornata, pomeriggio o sera, dipende quando abbiate guardato questo video, e ovviamente amici miei.